Mi stiamo facendo conoscere i nostri assessori. In un incontro precedente vi abbiamo presentato il dottor Giuseppe Casale, medico cardiologo, come curriculum, e ci ha esposto le ragioni per le quali di buon grado ha accettato la mia proposta, appunto la mia proposta di delega assessorile. Assessore alla sanità, alla qualità della vita e all'ambiente. Oggi cercheremo di analizzare un aspetto, di queste deleghe, in particolar modo quella della qualità della vita, un parolone, potremmo dire, purtroppo a Taranto. Se compariamo la qualità della vita, i servizi o i disservizi di Taranto rispetto ad altre realtà. Ecco Pino, cosa ti senti di dire proprio vivendo da cittadino prima ancora che da professionista? Beh, qualità della vita, l'hai detto, è una grande bella parola, è un parolone, è molto bella perché è mutua quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità diede della salute qualche anno fa come stato di benessere psicofisico, quindi non soltanto uno stato di benessere fisico ma anche psicologico. Quindi il cittadino che deve avere, diciamo così, la contentezza di vivere nella propria città ricevendo una qualità e una quantità di servizi adeguati alla città medesima in cui vive. E quindi nel discorso qualità della vita rientrano tantissime cose, rientra anzitutto la quotidianità, quindi le strade dissestate, piene di buche, non manutenute, e non soltanto in periferia ma anche al centro, in quello che dovrebbe essere il salotto. Non si fa propaganda elettorale dicendo ai cittadini andatevi a rendere conto in che condizioni ci stanno lasciando Piazza Baglia, in che condizioni c'è via Anfiteatro sotto la questura, in che condizioni sono le strade a Piazza Garibaldi, praticamente dove le radici degli alberi praticamente mettono a serio rischio in assi e semiassi delle auto. Qualità oltre che le gambe e i piedi delle persone. Oltre che i piedi delle persone. Qualità della vita è appunto un concetto molto molto ampio. Qualità della vita vuol dire farsi una passeggiata nel nostro splendido, lungo il nostro splendido lungomare e non essere costretti a fare i saltelli tra le varie deiezioni canine. Qualità della vita vuol dire anche dopo una giornata di lavoro poter tornare a casa senza dover perdere 3-4 ore per trovare un posto auto. Posto auto che ad esempio posti auto che sono stati praticamente ridotti da quell'altra, io la chiamo, ma fammi dire quello che penso, la grande idiozia che è quella pista ciclabile, perché poteva essere tranquillamente fatta, ma bisogna fare, per fare delle cose devi fare degli studi, quindi vedere la fattibilità. Vuoi fare la pista ciclabile? Benissimo. Quanti posti auto togli ai cittadini? 100? Benissimo. Crea 100 posti auto per i cittadini e poi fai la pista ciclabile. Se tu vedi nel tratto di strada che praticamente sotto casa mia, tra via Umbria e via Abruzzi, hanno ridotto lì la maggior parte di numero di posti auto, poi hanno voluto metterci una pezza facendo a fianco al cordolo della pista ciclabile altri 6-7 posti macchina. Questi posti macchina non li hanno calcolati bene, impediscono all'autobus di ritornare in maniera perfetta davanti alla pensilina, anche perché poi immediatamente quando il pullman sta per curvare trova il dosso del passaggio pedonale. E l'ultima cosa, passaggio pedonale. È impossibile attraversare la strada a Taranto, è impossibile attraversare la strada di sera a Viale Virgilio. Io nel 2007 ho accompagnato i miei figli per la prima volta all'università a Parma e, Luigi, credimi, fin dall'uscita dell'autostrada, quindi piena periferia, ogni passaggio pedonale era illuminato, le strisce pedonali illuminate da quei LED intermittenti, ed erano tutti dotati di sensori per i non vedenti. Va bene? Qui a Taranto manca tutto questo, quindi qualità della vita vorrà dire, se i cittadini ci daranno la loro fiducia, mettere, diciamo così, anche mano a questi aspetti più vicini alla quotidianità di ciascuno di noi. Ecco, parlando nei nostri incontri hai fatto anche riferimento, menzione alla penosa condizione della stazione ferroviaria, del terminal bus del porto mercantile, insomma. Penso che sia l'immagine peggiore che si possa offrire al turista, ma anche al tarantino stesso che fruisce di questi servizi.
Sì, Tarantino stesso, l'hai detto bene, abbiamo accompagnato i nostri figli lì a prendere il pullman, gli autobus per le varie università per anni, e di volta in volta abbiamo sempre ricevuto promesse che si sarebbero fatto, che avrebbero fatto qualcosa davanti al Parco Cimino o in altre zone, e poi purtroppo non abbiamo... Lì non c'è neanche il bagno. E lì non c'è neanche il bagno. Va bene, quindi qualità della vita vorrà dire mettere mani anche a queste situazioni. Poi alla fin fine credo che ci voglia soltanto la volontà di farlo, poi non credo che possa essere tanto difficile individuare un'altra zona e adeguarla, non è che ci voglia poi tanto, basta andare alla stazione degli autobus di Bologna. Paragone va bene improponibile, ma alla fin fine si tratta di fare due pensiline con due indicatori a LED. E disporre di un bagno. E disporre di un bagno. Per non parlare poi della stazione ferroviaria che è ai piedi di Cristo, diciamocelo. Stazione ferroviaria è un'altra veramente medaglia nera che dà. Un'oscenità. Un'oscenità, una medaglia nera da puntarsi sulla maglia di questa città di Taranto. Non si capisce perché, poi alla fin fine... Senza un bar, alla fin fine, ripeto, non si capisce perché, perché poi dalla stazione di Taranto partono, ripeto, i nostri figli, partivano i nostri genitori, i nostri amici, arrivano gli amici, i colleghi da fuori, e non ti nascondo che si prova un po' di vergogna quando siamo costretti a riceverli e ci chiedono magari di un bar dopo le 7, non c'è niente... Insomma, è abbastanza penoso, onestamente, Luigi.